Buonasera, Traguardo Lavoro. I nostri ospiti, Nicola Di Marco Berardino, direttore generale della Dillon Bone Factory, Alessandro Pavone, CEO della S&T, giusto? Senti. Di Pianella Pescara, un gruppo che lavora molto nel settore digitale, e poi Federica Lucarelli, Learning Manager della NXS SRL, che fa parte del consorzio di formazione e orientamento CENFOP Abruzzo. Ma prima di tutto facciamo la nostra solita puntata sulle prime pagine e sulle pagine anteprime dell'inserto lavoro. Prego il nostro regista Dino Cinquino. Di mandare la copertina dell'inserto di domani, che potete trovare in edicola con il centro. Come potete vedere, la copertina è dedicata a queste opportunità nel settore dell'informatica, nella ristorazione e nella moda. Ecco, proprio da qui prendiamo spunto per incontrare i nostri ospiti e approfondire queste offerte con Nicola Di Marco Berardino, che è il direttore generale di questa azienda tessile di abbigliamento del fashion della moda, che ha sede a Chieti e anche una sede a Villa Magna, uno stabilimento a Villa Magna, e che fa parte di un gruppo importante recentemente di livello nazionale, e sta cercando, insomma, importanti profili in questo settore, nel settore tessile, dicevamo. Diciamo subito quanti sono questi profili. Allora, al momento stiamo ricercando 37 unità divise in 5 profili, quindi sono 5 tipologie di lavoratori che lavorano nel campo appunto della moda e del tessile. Sono 28 operatori macchinisti confezionisti, quindi tipicamente chi cuce gli abiti, i vestiti, nello specifico noi siamo Quindi specializzati. macchinisti Macchinisti professionisti. confezionisti, esatto, cioè chi Confezionisti. confeziona Sì. i capi di abbigliamento. Poi quattro operatori addetti alle lavorazioni, quindi noi siamo specializzati nelle lavorazioni tecnologiche del mondo della moda, quindi dalla stampa al ricamo, alle lacerature, all'embossed. Ecco, cioè stiamo cercando quattro persone che possano potenziare il nostro settore addetto alle lavorazioni. Poi uno dei profili più difficili da trovare in assoluto, quindi i prototipisti, cioè chi è in grado di montare il capo d'abbigliamento seguendo, diciamo, il lavoro del modellista da solo, quindi che riesce a fare prototipi e campionari, che sono estremamente importanti nel nostro mondo. Ne stiamo cercando tre per la nostra sede di Chieti, e poi sempre per la sede di Chieti stiamo cercando un punciatore e un addetto al ricamo. Il punciatore è un particolare programmatore che è in grado praticamente di disegnare il ricamo a macchina e poi quindi di far andare la macchina da ricamo, che è quella che poi ricama materialmente, diciamo, il ricamo sul capo d'abbigliamento. Ecco, grazie per aver specificato questi ruoli, perché sono ruoli tecnici appunto del settore della moda. Però facciamo un passo indietro, parliamo di questa azienda che è la Dillon Bond, che ha iniziato nel 1987 con l'obiettivo di trovare nuove idee e proporre soluzioni per il mondo della moda. E quanti dipendenti avete? Come vi state estendendo? Allora, al momento abbiamo 220 dipendenti nelle nostre tre sedi abruzzesi, quindi quella che ho detto a Chieti Scalo, dove c'è il nostro headquarter, poi una sede produttiva a Villa Magna, un'altra a Silvi Marina, e poi abbiamo la quarta sede a Milano, dove abbiamo il nostro reparto ricerca e sviluppo. Lo chiamiamo laboratorio urbano perché lì sviluppiamo, diciamo, quelle che sono i trend, le tendenze nuove nel mondo dell'abbigliamento, del fashion in generale per i principali marchi luxury Perché del voi mondo. lavorate non solo nel campo della moda, ma dell'arte, del Del design, design, no? sì, e dell'automotive anche, cioè lavoriamo su tutti quelli che sono, diciamo così, lavorazioni da fare su tessuto, quindi o tessuto su pelle, su ambiti, diciamo, relativi al mondo moda, ma E a realizzate 360 anche gradi. tessuti, quindi. Realizziamo anche alcuni tessuti innovativi, nello specifico abbiamo realizzato tessuti innovativi nel campo del medicale, quindi nella costruzione dei
di tute, camici protettivi, insomma sono andati molto di moda negli ultimi anni a causa purtroppo del Covid, e poi facciamo delle lavorazioni molto particolari sui tessuti, come dicevo, nell'ambito della laseratura, nell'ambito dell'embossed, nell'ambito del ricamo. Quindi diciamo un po' a 360 gradi nel settore tessile, ma c'è un certo risveglio in questo settore? Sì, c'è un forte risveglio in questo settore, storicamente. Come dire, il tessuto tessile storicamente ha rappresentato un fattore importante dell'economia abruzzese. Poi, come sappiamo, purtroppo negli ultimi 25 anni c'è stato questo abbandono della manifattura in Italia per spostarsi nel Far East, per spostarsi all'estero. Oggi stiamo vivendo un fenomeno di inshore, cioè le produzioni stanno tornando dal Far East, stanno tornando in Europa in generale e in particolare in Italia. Questo legato al fatto che i brand, per una questione di rispetto della sostenibilità, stanno cercando sempre di più filiere certificate, ci danno la possibilità di fare investimenti importanti, quindi noi stiamo crescendo molto velocemente, abbiamo l'idea di arrivare a circa 350 dipendenti nel 2024. È un bel obiettivo, importante, di creare un polo industriale proprio per la produzione legata al mondo luxury, quindi al mondo del fashion luxury. Ecco, però il problema è che certi profili si fa fatica a trovare. Certi profili si fa fatica a trovarli perché sono scomparsi, tenga conto che noi abbiamo iniziato già da qualche anno a immettere giovani nella parte soprattutto delle lavorazioni, dove si è insieme con dei macchinari e si devono fare delle lavorazioni molto particolari. Nel campo della confezione, quindi proprio materialmente con la macchina da cucire, tanto per dirla tutta, è molto difficile trovare delle persone che abbiano seguito questa strada da giovani, perché ormai da molti anni questo lavoro non viene più fatto. Noi stiamo cercando di riportare i giovani a rifare questo lavoro, faremo nel prossimo anno, intorno a marzo, proprio un'academy specifica per cercare di cominciare a riformare delle nuove professionalità, perché altrimenti si rischia di non riuscire a trovarli. Quindi punciatori, confezionisti, macchinisti, addetti lavorazione, addetti macchina ricama, prototipisti. E i requisiti bisogna già sapere, avere una certa mansione, oppure li potete formare all'interno? Stiamo seguendo tutte e due le strade. Ecco. È ovvio che sarebbe auspicabile riuscire a trovare dei profili formati, perché questo ovviamente per l'azienda significa riuscire ad essere immediatamente produttivi. Però rendendoci conto che non è facile trovare questi tipi di profili e volendo invece costruire questo polo industriale importante, abbiamo messo a conto di dover fare degli investimenti anche importanti in formazione, quindi prendiamo in considerazione anche chi ha la volontà di cominciare questo lavoro. Quindi anche potete prendere anche allievi dei corsi di formazione o comunque degli istituti superiori della moda, avete già allacciato? Abbiamo rapporti continui, abbiamo anche profili di altro tipo che qui non abbiamo riportato perché in questo momento non li stiamo cercando, ma abbiamo assunto. Con un istituto di Guardia Grele avete già collaborato? Con i vari ITS stiamo collaborando, facciamo spesso stage in azienda e avviamo i giovani a questo tipo di lavoro, a questo tipo di mondo, che poi è il mondo che crea gli abiti che tutti portiamo. Quindi, ricapitolando, non bisogna per forza essere degli esperti, ci si può formare in azienda, bisogna avere un'età per potersi candidare oppure siamo aperti molto ai giovani che vogliono in qualche maniera iniziare questo nuovo lavoro, ma anche ovviamente persone di esperienza che sanno già fare questo tipo di lavoro. C'è una scadenza per poter presentare? No, abbiamo necessità di riempire questi spazi. Quindi assunzioni immediate? Assunzioni immediate. Sì. Assunzioni immediate. Ecco, allora facciamo vedere bene l'indirizzo mail per mandare il proprio curriculum alla Diloan Bond Factory, che è appunto ufficio personale @diloan.com. Sono importanti opportunità nel settore della moda, del tessile in generale. Benissimo, grazie dottor Di Marco Berardino. Adesso possiamo passare a far vedere in anteprima sempre le altre pagine dell'inserto lavoro del centro.
Prego, Danilo Cinquino, abbiamo fatto vedere la copertina, che è appunto questa che parla dei posti nella moda, nelle formazioni, nell'informatica e nella ristorazione. Poi ci sono le pagine dedicate alle altre opportunità in Abruzzo, ma anche fuori, perché parliamo delle opportunità nella cucina, quindi personale per ristoranti, per hotel, per alberghi, anche per villaggi turistici, ma anche in vista della prossima stagione, quindi prenotazione di candidature. Venditori, addetti vendite, soprattutto nei supermercati, nei discount, nei centri commerciali. Parrucchieri, che sono molto richiesti, questo è un profilo molto richiesto in questo periodo, non lo so, forse in vista delle festività, quindi con contratti a tempo determinato. Geometri e ingegneri nella regione Abruzzo, con le assunzioni che vanno a Chieti, a Pescara, a Tessa, Francavilla, a Giulianova. E poi ci sono le altre opportunità, perché parliamo sempre degli impiegati in un ente pubblico all'Aquila, 6 posti, ci sono 17 posti in un concorso per assistenti sociali nella Marsica, e poi nell'altra pagina, ecco, nell'altra pagina c'è anche lo spazio riservato a coloro che si vogliono candidare per posizioni all'estero, quindi posti per italiani all'estero. E in particolare, appunto, abbiamo fatto il titolo sugli asili, sulle opportunità degli asili in Germania, quindi educatori italiani in Germania, e fisioterapisti in Irlanda, sempre italiani, sono richiesti molto gli italiani anche per motivi di lingue. E poi i concorsi per entrare nelle forze armate, in particolare per diventare piloti nell'aeronautica militare, oppure per entrare come medici nella Polizia di Stato. C'è sempre il concorso per il Ministero della Cultura, con le sedi anche in Abruzzo, e per gli impiegati la Banca d'Italia. L'altra pagina dell'inserto lavoro, che potete trovare domani in edicola, è riservata alle richieste che pervengono ai centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo, e sono in particolare 85 le richieste pervenute nei centri per l'impiego, ripeto, da tutto l'Abruzzo. Molti e molti profili sono legati al settore dell'edilizia, quindi termoidraulici, elettricisti, molti manovali, molti carpentieri, falegnami anche. Poi ci sono richieste anche per geometri, carrozzieri, camerieri, torniamo al personale di sala, autisti di scuolabus in enti, evidentemente in enti pubblici. Tutte queste richieste potete domani leggerle sulle pagine del centro, dell'inserto lavoro del centro. Benissimo, adesso possiamo tornare invece ai nostri ospiti, in particolare con il dottor Pavone, Alessandro Pavone, che è amministratore di un'azienda che si sta facendo largo nel mondo del digital, nel mondo dell'informatica. È nata recentemente e diciamo che ha trovato il modo per andare incontro alle esigenze delle aziende, applicando un software, scoprendo un software che fa di tutto. Quindi, diciamo, adesso lavora anche questo a 360 gradi, però possiamo parlarne con il dottor Pavone, che cerca personale, sì, per portare avanti questa mission. Abbiamo 3 profili aperti, uno nella sede di Milano, un tecnico nell'ambito safety sicurezza, almeno 4 programmatori qui in Abruzzo, e poi abbiamo sempre dei profili aperti nell'ambito della consulenza, quindi giovani che vogliano trovare un modo diverso di fare consulenza alle aziende. Noi non siamo giovanissimi, ecco, purtroppo. Ringrazio della volontà di darci poca età, ma l'azienda esiste da 15 anni e nasce proprio come un'azienda. Diciamo che non è maggiorenne. Ah, no, non è ancora maggiorenne, sì. E speriamo di arrivare bene maggiorenni. Comunque, nasciamo con l'intento, siamo esperti in materia di risk management, quindi abbiamo sempre seguito le aziende dal punto di vista delle tematiche che sempre hanno
hanno afflitto le organizzazioni, quindi i sistemi di gestione, la qualità, l'ambiente, la sicurezza, adesso la sostenibilità, i temi di rendicontazione della sostenibilità. Solo che nel tempo l'abbiamo fatto implementando un software gestionale che è stato molto apprezzato dalle multinazionali, quindi è stato scelto dalle maggiori organizzazioni, per capirci nell'automotive, Stellantis, Toyota, abbiamo clienti internazionali che hanno trovato utile questo software. Diamo un po' di nomi, sì, a tutto questo contesto. Insomma, l'azienda è la CNT, che sta per soluzioni per le imprese del territorio, e il software l'avete chiamato Vittoria, sì, proprio perché per voi è stato centrare un obiettivo, studiavate, sì, questa... Il nome è nato da 10 anni fa, io insieme a un altro gruppo di amici avevamo iniziato a sviluppare il software e l'idea era quella di farla già orientata al web. Quando siamo riusciti, ora 10 anni possono sembrare pochi, ma nell'ambito dell'informatica è un'era geologica, possiamo dire. Sì. Quando già la prima versione, adesso siamo alla versione 4.0, la prima versione è uscita già in web. Quando praticamente ci siamo resi conto che avevamo mosso i primi passi di questo software, che allora era embrionale, oggi ha più di 15 moduli all'interno, e dovevamo registrare l'indirizzo, e quindi è venuto spontaneo non chiamarlo qualità ambiente per non legarci a uno schema. Oggi si parla di risk management, ma 10 anni fa le aziende non avevano questo concetto ben chiaro. L'idea, insomma. Abbiamo detto abbiamo vinto, nel senso siamo riusciti a fare una cosa già web, perché molti non lo pensavano, e da lì il nome. Avete quanti dipendenti? In questo momento abbiamo 34 unità dirette. E poi abbiamo in tutto, tra interni, esterni, collaboratori e varie figure, siamo circa 60 persone. Anche ingegneri gestionali e ambientali? Sì, sì. Di solito, ecco, noi non siamo una società di informatica pura, cioè nel senso che il cliente non viene da noi, ci dice io voglio sviluppare questa cosa e noi sviluppiamo. Noi abbiamo questa doppia anima, siamo noi clienti di noi stessi. Noi sappiamo cosa il cliente ha bisogno, sviluppiamo il software e vendiamo il gestionale. Quindi abbiamo le due anime, abbiamo esperti che usano in prima persona il prodotto in modo tale da capire ogni giorno quali sono le problematiche, quindi abbiamo funzionali, RSPP, persone esperte in sicurezza, molti esperti in sistemi di gestione, e poi un'altra ventina di persone invece che mantengono il software vivo, operativo, lo aggiornano il ciclo di vita del prodotto, perché l'informatica è qualcosa che... Uno dei più grandi errori che fanno le aziende è dire mi faccio il software. Se non sei una società di informatica è un errore, è come se io oggi mi mettessi, devo andare in macchina e dico mi costruisco una macchina, no? E quindi adesso questa cosa quindi si sta fermando. Quindi analisti, informatici, tutte queste figure, allora, programmatori. Noi programmatori, avete anche bisogno, analisti. Avete fame, sì, di programmatori. Siamo indietro, siamo in difficoltà rispetto alle richieste che ci fanno i clienti, perché purtroppo sono figure difficili. Diciamo che la pandemia ha creato una forte richiesta di queste figure, perché tutte le aziende hanno aperto profili per la digitalizzazione. Poi noi in particolare cerchiamo programmatori che hanno delle competenze. Siamo anche noi consapevoli della difficoltà, Di trovare questi profili, e quindi abbiamo aperto varie collaborazioni con società di formazione o con altri che ci formano queste persone. Quindi anche se non abbiamo delle figure già pronte, abbiamo dei percorsi per formarle e poi introdurle immediatamente, ecco, al lavoro. Ecco, questo poi è un discorso che affrontiamo successivamente con la dottoressa Charelle e la dottoressa Lucarelli. E, chi si vuole candidare per un posto della CNT di Pescara, Pianella, ma anche con sedi fuori Abruzzo, può candidarsi, può scrivere direttamente a a.pavone@si-t.it. Ecco, quindi non ci sono scadenze, però la richiesta è urgente e quindi ci sono posti sicuri, assunzioni. Quantomeno colloqui, subito un approccio, un colloquio, per poi magari intraprendere un discorso lavorativo. Noi per persone
diciamo, in grado, formate, offriamo subito un contratto a tempo indeterminato con un, diciamo, buoni profili. Beh, questa è un'opportunità da tenere in considerazione. Grazie, dottor Pavone. Adesso c'è lo spazio è aperto a tutti i telespettatori, che sono in cerca di lavoro e che mandano il loro curricula attraverso un video. Prego. Mi chiamo Daniela, sono di Atri, è un paese che si trova nella provincia di Teramo. Sono laureata in giurisprudenza e ho conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale. Ho esperienza in ambito amministrativo, inserimento dati, segretariato e formativo. Mi piacerebbe trovare un impiego nei settori che prima vi ho indicato. Per quanto riguarda le mie skills, possiedo buoni doti comunicative e relazionali. Ho avuto esperienza sia per quanto riguarda le operazioni di back office che di front office. Sono disponibile a spostarmi entro un raggio chilometrico di 50 km. Vi ringrazio di tutto, a presto. Ecco, Daniela ha parecchie competenze, numerose competenze, una laurea, ha grande disponibilità di lavoro e quindi anche a spostarsi. È sicuramente un profilo interessante, anche se non rientra nei profili ricercati oggi in questa puntata, però ci sono molte richieste di segretari e molte richieste di profili che possono appunto incontrare le competenze di Daniela. E adesso lo spazio ai principali concorsi che sono in corso, in questo momento. Eccoci. I 60 amministrativi, 60 posti nel concorso della Corte dei Conti, concorso pubblico, attenzione alla scadenza perché si avvicina il 20 dicembre, contratti a tempo indeterminato, c'è anche il link per dove mandare le proprie domande, e poi 518 posti per funzionari al Ministero della Cultura con sedi, dicevamo, anche in Abruzzo, profili professionali con laurea e diploma diploma, archivisti, architetti, archeologo, bibliotecario, contratto a tempo indeterminato anche in questo caso, scade il 9 dicembre il termine per presentare le domande. Poi l'ultimo concorso in ordine di tempo che è stato bandito è questo dei 60 posti per laureati alla Banca d'Italia, sede di Roma, e quindi laureati con orientamento economico e statistico. Sono tre le procedure per complessivi 60 esperti. La scadenza in questo caso è il 21 dicembre. Adesso facciamo una piccola parentesi dedicata alla solidarietà e, visto che ci avviciniamo a Natale, è un passo dovuto. Perché? Perché ieri è stata aperta a Pescara un'iniziativa nello spazio bianco, che è uno spazio appunto d'arte, è un'iniziativa dedicata a tutti coloro che realizzano, gli artigiani che realizzano delle palle di Natale, le dipingono, le colorano come vogliono, e queste palle di Natale vengono messe in vendita. Il ricavato di questa vendita viene donato in beneficenza a due associazioni, a due enti: una è la Casa Madre Esser di Pineto e l'altro è l'associazione Elda e Sergio. Si occupano tutte e due di bambini disagiati. Insomma, un modo per aiutare i bambini. Si compra una palla di Natale bella, colorata, a spazio bianco di Pescara e si aiutano i bambini. Ricordo che spazio bianco si trova a Pescara, vicino a Piazza Salotto. L'iniziativa è aperta fino a quando c'è disponibilità delle palle di Natale. Adesso abbiamo il nostro terzo ospite, che è quello dedicato alla formazione e all'orientamento. Il nostro ospite è Federica Lucarelli, è Learning Manager di NXS, che ci parla delle iniziative rivolte a disoccupati, ma anche ad aziende che devono riformattare i propri dipendenti. Prego, Federica, perché c'è una importante iniziativa che è stata varata da poco in Abruzzo. Sì, innanzitutto
Innanzitutto la ringrazio per l'invito in questo spazio che ci consente di affrontare temi importanti quali quelli del lavoro e delle competenze. Io mi occupo di formazione per la rete People Strategy, costituita da Oltre SRL, Nexus SRL, che è associato CENFOP, che rappresento questa sera. Abbiamo deciso di parlare in questo spazio di tre importanti opportunità, la prima delle quali è proprio rivolta ai disoccupati. Il programma GOL è un programma importantissimo che fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prevede, come vediamo in grafica, dei servizi a titolo completamente gratuito. Gratuito, questo parliamo, è importante. Ecco. Sì, parliamo di reinserimento lavorativo, parliamo di orientamento e accompagnamento al lavoro e parliamo di formazione, sia essa un aggiornamento delle competenze o una riqualificazione completa per chi ha bisogno, insomma, di acquisire totalmente delle competenze, dando una particolare importanza alla digitalizzazione. Quello che volevamo insomma, esporre in questo spazio è diciamo una sintesi di quelli che sono i destinatari del programma GOL e quindi chiedere a chi ci sta seguendo in questo momento di identificarsi tra i destinatari. Sì, 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 è importante sì, questo perché ne abbiamo parlato anche la volta scorsa perché voi avete preso iniziativa per diciamo fare bene perché voi dovete mirare la formazione per i profili più richiesti. Sì, esattamente. Abbiamo creato un questionario digitale al quale è possibile partecipare in maniera del tutto anonima, rivolto alle aziende, quindi le aziende possono esprimerci i profili professionali più ricercati, quindi chiediamo alle aziende di in qualche modo renderci evidenti quali sono i profili professionali più ricercati in modo da poter implementare il catalogo formativo. Quindi tutti abbiamo anche una pagina link per di questo questionario che poi tra l'altro va incontro, si sposta con le richieste degli ospiti, degli imprenditori che abbiamo oggi in studio. Sì. Perché proprio gli ospiti di studio hanno detto quanto è difficile trovare profili adatti alle loro richieste. Quindi questa iniziativa va incontro, persegue questa strada. Ecco, questo è il questionario, sì, mi scusi se l'ho interrotta. No, non c'è problema, questo è il questionario, basta compilarlo e in qualche modo intercettiamo i profili professionali delle aziende più richiesti e quindi andiamo noi organismi di formazione ad implementare il catalogo formativo per far sì che l'offerta formativa sia rispondente alle esigenze delle aziende e quindi per matchare meglio domanda e offerta di lavoro. Certo. Quindi certo. GOL è un'opportunità importante. Questo programma che offre questi corsi gratuiti dà la possibilità appunto alle aziende di resettare, diciamo così, per di ripreparare e riconnettere i propri dipendenti, si chiama GOL e ha una scadenza? È prevista per il 2025, l'invito è quello di recarsi presso il centro per l'impiego, qualora si appartenga ad una delle categorie, quindi disoccupati, percettori di NASPI, percettori di reddito di cittadinanza, donne in condizioni di svantaggio, over 55, under 30, recarsi presso i centri per l'impiego per richiedere una profilazione e aderire al programma GOL. Quindi non solo, e questo è importante sottolinearlo, non solo corsi gratuiti per coloro che cercano un nuovo lavoro, ma soprattutto corsi gratuiti per coloro che hanno già un profilo, sono già occupati, ma che vogliono magari riselezionarsi, giusto? Sì, esattamente, riqualificarsi. Perfetto, allora Traguardo Lavoro finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti quanti.